Salve, per comprendere bene questo video è necessario guardare le precedenti parti di questa serie, dove ho mostrato in modo incontestabile che tutti gli aspetti sensibili della nostra esperienza siano in realtà percezioni mentali. E questo vale anche all'interno del materialismo. L'aspetto visivo della nostra esperienza, che racchiude colori, forme, immagini, estensioni visive, è un contenuto mentale. L'aspetto tattile, che racchiude le estensioni tattili, la percezione della durezza, della morbidezza delle cose, della ruvidità o meno, è una percezione mentale. Il gusto è una percezione mentale, l'odore è una percezione mentale, il suono è una percezione mentale, il caldo e il freddo sono percezioni mentali. Il piacere, il dolore e la fatica fisica sono percezioni mentali. Il peso percepito è una percezione mentale. I moti sensibili e la velocità dei moti sensibili percepiti sono anch'essi percezioni mentali. Ora, voglio far notare altre cose. Innanzitutto, il rifiutare questo, o meglio ancora, prima che rifiutare il presupporre che ciò non sia stato neanche detto, quindi l'ignorare completamente questo discorso, significa almeno inconsciamente adottare una visione antropocentrica. Cioè, per i materialisti che aderiscono al realismo ingenuo, per cui credono di avere direttamente a che fare con il presunto mondo fisico, nella loro percezione immediata del mondo, si deve dire che essi presuppongono che la loro percezione della realtà sia la realtà, ignorando che esistono percezioni di altre forme di vita per le quali la percezione della realtà è diversa. Quindi già questo dimostra che la percezione della realtà non può coincidere con la realtà nel materialismo, perché altrimenti avremo una realtà contraddittoria che è simultaneamente cose diverse per come appaiono a diversi osservatori, soprattutto di altre forme di vita. Cioè, mentre per noi questo ente visivo già varia a seguito di dove si trova all'interno della prospettiva del campo visivo, per una formica, a prescindere dal nostro campo visivo, è a priori diversa questa estensione visiva, appare diversa come estensione, ma anche l'estensione tattile, che pur sembrerebbe invariante nella nostra esperienza tattile, risulta essere diversa dall'estensione tattile che percepisce una formica. Cioè, questo contenuto, dal punto di vista della sua estensione tattile, appare avere un'estensione tattile per noi che è diversa dall'estensione tattile che apparirebbe a una formica. Perché per noi questa estensione tattile è grande così. Per la formica questa estensione tattile è immensamente più grande di quello che appare a noi. Quindi, quale sarebbe la vera grandezza sensibile delle cose, al di là della nostra percezione di quella delle altre forme di vita? Pensare che il mondo che percepiamo sia direttamente esterno da noi, sia direttamente però la realtà fisica, oggettiva, unica e assoluta, significa avere almeno inconsciamente una forma, cioè adottare una forma di antropocentrismo radicale, presupponendo che la percezione umana sia automaticamente la realtà. Eh sì, ma la realtà fisica che viene pensata dai materialisti sarebbe in tal caso contraddittoria, perché avrebbe simultaneamente nelle sue parti grandezze e forme diverse. Perché una formica dal punto di vista tattile percepirebbe una estensione tattile più grande rispetto che a questa, rispetto a questa. Ma allora qual è la vera estensione tattile? E soprattutto, com'è possibile che, se si ritiene che percepiamo direttamente tutti quanti la stessa immediata e oggettiva realtà fisica, come fa ad avere a mostrare alterazioni di se stessa? Come fa a mostrare,
queste modificazioni che sarebbero relative a chi le percepisce. Vi è un errore grande, cioè, e qui parlo soprattutto per il piano visivo, che è quello più facilmente cogliibile in questa prospettiva. Lasciando perdere adesso altre forme di vita, perché è sufficiente l'esempio che sto qui per porre per comprendere quello che voglio dire bene, la variazione della grandezza avviene qui, secondo il materialismo, cioè deve avvenire qui, o ancora meglio, non è che debba avvenire qui, è impossibile negare che avvenga qui. Quindi se il materialismo ingenuo ritiene che questo ente, che è innanzitutto una parte dell'immagine bidimensionale che appare nel nostro campo visivo, è ritenuto invece essere direttamente un oggetto fisico esterno, dalla nostra percezione, allora bisogna riconoscere che l'ingrandimento e il rimpicciolimento riguardano questo ente, non la prospettiva. A parte che la prospettiva non sarebbe, diciamo, esterna dall'osservatore, ma riguarderebbe la sua percezione. Quindi pensare che la prospettiva esista all'esterno è già un errore. Ma poi ciò non toglierebbe in alcun modo l'evidenza di questo fatto, cioè che non è una mia interpretazione che questo ente si ingrandirebbe e si rimpicciolirebbe se fosse un oggetto fisico, ma è proprio quello che avverrebbe se fosse vero, il realismo ingenuo del materialismo. Guardate, non è una mia interpretazione. E qui non c'entrano niente le leggi dell'ottica e della prospettiva, che comunque conosco, avendo anche studiato un trattato sui principi dell'ottica e della visione di Berkeley, nei quali aveva confutato una certa posizione materialista nel merito della prospettiva e dell'ottica. Quindi so che esiste la prospettiva, ma anche mettendo in mezzo qualunque nozione del caso, non è che le nozioni in questione possano negare l'evidenza immediata di questo ingrandimento, di questo rimpicciolimento. Capite? Mettere in mezzo le leggi della prospettiva e dell'ottica non solo significa presupporre che esista veramente una realtà fisica oggettiva fuori dalla nostra mente e dalla percezione, il che è già un errore nel discorso logico che stiamo qui sviluppando, ma significa anche ignorare che qualunque nozione non può essere adottata con il tentativo di negare l'evidenza che appare. Se uno mi dice che questo ente è un libro rosso, evidentemente sbaglia, perché sta negando l'evidenza che appare, per cui appare un ente che non è un libro rosso. Ma per lo stesso motivo bisogna anche ammettere che si ingrandisce e si rimpicciolisce questo ente. Negare che si ingrandisce e si rimpicciolisce è negare che questo ente sia quel che è, è al pari di dire che questo coso, questo ente, sia un libro rosso. È la stessa identica cosa. E allora, l'evidenza appare e non può essere negata, è un fatto. Se la prospettiva fosse la responsabile di questa alterazione, avremmo una realtà fisica contraddittoria che permetterebbe alla prospettiva interna di un soggetto di ingrandire o rimpicciolire le cose, aspetti delle cose. Ma il fatto che un aspetto delle cose si ingrandisca o si rimpicciolisca dimostra che quell'aspetto non è oggettivo, perché non può alterarsi un aspetto oggettivo a seguito di come viene percepito. Ma siccome l'alterazione avviene qui, cioè non è la percezione che abbiamo di questa cosa che cambia, ma è questa cosa che diventa più grande o più piccola. Non separate la percezione dalla cosa. È questo oggetto, è questo contenuto che diventa più grande, vedete che diventa più grande o più piccolo? È questa immagine, questo aspetto visivo che si altera, diventa più grande o più piccolo, non semplicemente la nostra percezione. Pensare diversamente significa sempre pensare in astratto, presupponendo quello che dovrebbe essere dimostrato, presupponendo che questo sia già un oggetto fisico, quindi ragionando al contrario, partendo dalle premesse ipotetiche, forzando tutto il discorso. Si vuole ritenere prepotentemente, per forza, a priori,
che questo, siccome deve essere un oggetto fisico e l'oggetto fisico non può mutare di dimensioni a seguito di come viene percepito, allora si arriva a dire che no, non è vero che muta di dimensioni, perché deve essere un oggetto fisico e l'oggetto fisico non può mutare di dimensioni a seguito di come viene percepito dalla percezione di un soggetto, la quale percezione è ritenuta ininfluente nella realtà fisica, perché la realtà fisica è ritenuta essere esterna e indipendente dalla percezione, per cui non può la percezione modificare la grandezza dell'aspetto visivo delle cose. Per cui, secondo questo ragionamento, al contrario, che parte scorrettamente da premesse ipotetiche e tenta poi di forzare tutte le conclusioni per sostenere dogmaticamente il suo punto arbitrario di partenza, si arriva a negare l'evidenza di ciò che appare, cioè che si ingrandisce e si rimpicciolisce proprio questo contenuto. E allora qui significa proprio ragionare al contrario, non capire proprio quali siano le implicazioni che sto cercando di farvi non solo capire, ma proprio vedere letteralmente con questo discorso. Poi, attenzione che in realtà non è che io stia dicendo che questo è un oggetto fisico che si ingrandisce o si rimpicciolisce. Sto solo facendo notare che sarebbe l'assurda conclusione se fosse vero il materialismo ingenuo, che presuppone che questo ente visivo sia direttamente una parte della realtà fisica esterna da noi. Attenzione ai termini, il direttamente. Io non uso termini a caso. Qui soprattutto uso termini proprio appropriati e specifici per quello che voglio indicare. Quindi, conclusione, se anche esistesse una realtà fisica esterna dalla mente e dalla percezione, essa non potrebbe essere il diretto e immediato contenuto della nostra esperienza sensibile, il quale invece dovrebbe necessariamente essere inteso come una percezione mentale soggettiva, come una riproduzione, rappresentazione interna alla mente della realtà fisica esterna. Quindi, sia per il materialismo che per l'idealismo, il contenuto immediato, questo qui, non un contenuto astratto di chissà, questo è direttamente una percezione mentale. Questo qui, le cose, i colori, le forme, per come appaiono, per come le percepiamo, sono percezioni mentali. Ma per il materialismo, all'esterno di queste percezioni vi è una realtà fisica esterna, vi è un cervello fisico che contiene tutti questi contenuti mentali e che contiene in generale la mente, e vi è un corpo fisico che contenendo il cervello contiene le percezioni. E poi, al di fuori del corpo fisico, vi è l'universo fisico. Secondo l'idealismo, all'esterno del campo mentale non c'è una realtà fisica. E il campo mentale non è contenuto dentro un cervello, perché secondo l'idealismo anche il cervello è una percezione mentale, punto. Non esiste come oggetto fisico che opera o processa qualcosa o contiene percezioni, ma fa parte della percezione del mondo. E quindi anche il corpo è una percezione nella mente, secondo l'idealismo. E anche il mondo stesso è una percezione che è nel campo mentale. Ma perché il campo mentale, secondo l'idealismo, non è una cosa che sta dentro la testa. Quindi non è che si dice nell'idealismo che il mondo è dentro la testa. Contraddizione. Ma si dice che il mondo non è nella testa, il mondo nel quale è presente anche il corpo è nella mente. Quindi anche il cervello, anche la testa, anche il corpo sono dentro il campo mentale, che come tale è immensamente più esteso di quello che risulterebbe essere, diciamo, nel materialismo. Perché nel materialismo la mente è circoscritta e limitata alla testa, è qui dentro. E qui dentro non ci sono tavoli, sedie e montagne, ci sono neuroni e sinapsi. Quindi, siccome la percezione secondo il materialismo avviene nel corpo e non fuori, perché secondo il materialismo la mente, l'attività cerebrale, ma anche di qualunque attività sensoriale degli organi sensoriali, non può uscire fuori dagli organi sensoriali, non può uscire fuori dal cervello. Come potrebbe uscire fuori dal cervello? Dovremmo dire che c'è una specie di sostanza mentale che
magicamente, come sostiene contraddittoriamente la teoria della mente estesa, esce fuori dalla testa, si estende come una pellicola a tutto il mondo percepibile, per chilometri e anche oltre. Ma che cosa significa questa cosa? È improponibile per il materialismo, ma al di là del suo essere improponibile, proprio nella misura in cui ritiene che ci sia qualcosa che producendosi dentro la testa esca fuori dalla testa e vada come una pellicola a cogliere direttamente le cose esterne, vi è la contraddizione immediata che ho già spiegato nei primi video di questa serie per quanto riguarda la teoria della mente estesa di Daniel Dennett, che parte sempre da base materialista ed entra in contrasto con l'evidenza immediata della percezione del mondo. Allora, quindi l'idealismo deve essere ben capito. Per l'idealismo le cose che percepiamo sono dove le percepiamo, dove le vediamo. I colori e le forme sono proprio sugli oggetti, perché gli oggetti stessi sono percezioni nella mente, sono interne al campo mentale e la percezione avviene dentro la mente. Ma dentro la mente vi sono proprio i contenuti che vediamo. È invece per il materialismo che i contenuti che vediamo sarebbero rappresentazioni di contenuti esterni alla nostra mente, alla nostra percezione. E inoltre non bisogna confondere nel materialismo la captazione con la percezione finale, perché secondo il materialismo la captazione è la mera ricezione di stimoli esterni al corpo, che vengono in un secondo momento elaborati dal cervello e il prodotto finale è quello che vediamo, sentiamo, tocchiamo, gustiamo, odoriamo. Cioè l'esperienza concreta finale del gusto, dell'olfatto, del suono, della vista, eccetera, è un prodotto del cervello, secondo il materialismo. Perché? Anche perché in ogni caso, materialismo, idealismo o qualunque altra posizione, non si può separare l'esperienza sensoriale, che sarebbe meglio definibile come esperienza sensibile, dalla consapevolezza fenomenica che abbiamo di quel contenuto esperienziale. E la coscienza, l'essere consapevoli, non può nel materialismo essere al di fuori del cervello. Quindi, a maggior ragione, noi possiamo essere coscienti non di cose esterne dalla coscienza, è improponibile, e quindi, a maggior ragione, il discorso del materialismo cade per forza nel rappresentazionalismo. Secondo l'idealismo, invece, i colori e le cose non sono dentro il cervello. Perché secondo il materialismo, come dicevo prima, i colori e le forme che vediamo sono dentro la testa e fuori non si sa cosa ci sta. Non ci sarebbero i colori e le forme che vediamo noi, però, questo è sicuro. E infatti è assodato questo. Se mai ci fossero colori e forme, sarebbero qualcosa di totalmente diverso dai colori e le forme che vediamo noi. E questo l'ho spiegato bene parlando del problema delle qualità sensibili primarie e secondarie indicato da Berkeley. E meglio ancora, per chi volesse approfondire questa parte, ho letto integralmente i dialoghi tra Eulas e Philonous. Ho fatto una serie di 3 live, per un totale, anzi di più live se non sbaglio, per un totale di una decina d'ore, nelle quali ho spiegato, ho letto, ho commentato, ho spiegato l'opera di Berkeley. Ma il fatto che poi, nel caso esistano colori, forme e altre caratteristiche sensibili fuori dalla nostra percezione, questo è un altro argomento. Ma certamente se esistessero sarebbero totalmente altro da quello che noi chiamiamo colore, forma, eccetera. Va bene, penso sia chiaro. Quindi, paradossalmente, è l'idealismo a essere più vicino al pensiero comune, perché è l'idealismo che riconosce che i colori sono sulla superficie degli enti, delle cose che sono percezioni mentali. E in questo caso non è una contraddizione, perché la mente contiene tutte queste cose e siccome la percezione non esce fuori dalla mente, non c'è problema, perché tanto la percezione, essendo interna alla mente, è diretta in contenuti suoi interni, che sono le nostre percezioni, all'esterno delle quali non c'è nient'altro. Quindi è perfettamente coerente. Cioè non c'è nient'altro nel senso che non ci sono oggetti fisici,
Ma ci sono anche altri campi mentali, oltre al nostro. E va bene così. Vi ringrazio e al prossimo video.